Signor Favara, come nasce l'esperienza artistica? È un modo naturale, come nasce un fiore, come nasce una rossa, come nasce il sole, così nasce l'ispirazione artistica, non è che si può confezionare, così un po' presto, è spontaneo. Quindi lei ha sempre avuto questa dote? Sì, da quando ero giovanissimo, mi sono sempre dedicato a scrivere qualche fesseria, diciamo così, senza tante illusioni di essere un poeta, di discernere il pensiero. Quando si è accorto che poteva andare avanti verso questa dote artistica? Se ne sono accorti gli altri. Dicendole in che modo? Era uno sprono, un invito a continuare? Chi mi circondava, insomma, ha cominciato ad apprezzare le mie opere. Le sue opere. Senta, ho visto... Sia come pittura e sia come qualche, diciamo, poesia. Quindi un autodidatta? Sì, sì. Francamente? Sì. Come si è misurato con gli altri autodidatta? Quando vedeva un altro autodidatta come lei, si confrontava, vedeva se la sua arte, la sua vena artistica, senza entrare in competizione? Competizione. Assolutamente. Sì, assolutamente. Non mi sono sentito mai superiore a un altro, mi sono sentito sempre, diciamo così, l'ultimo dei poeti messi in fila, però perché essere qualcosa. Nelle sue poesie c'è questo amore verso questa città, verso questa Taranto che oggi diventa irriconoscibile. Verso Taranto, verso pure chi mi circonda, verso la famiglia, verso i nipoti specialmente, la moglie. E ho visto che sui parenti lei ha spezzato diverse lance, come per dire che il merito di questa situazione è anche loro. Sì. Su tutto sulla moglie proprio. Sì. Noi abbiamo 62 anni di matrimonio e siamo andati sempre d'accordo. Soltanto che durante la nostra, diciamo così, traversata è successa la cosa più terribile che poteva succedere. Perdere un figlio di 50 anni. Arrivati, quelli che avevi già l'architetto, già arrivati, già, ed è stata una cosa terribile che non si sono le disgrazie della vita. L'architetto va male. E che è difficile doversi convincere che è così. È difficile e dirlo agli altri, è una cosa che resta giusta dentro, non c'è niente da fare. Parliamo oggi, come hai visto la giornata? Bellissima. Bellissima perché non immaginavo tutta questa partecipazione. Pensavo di essere considerato tanto, assolutamente. Tante persone le hanno applaudito, applaudite le mani. Mi è sembrata come un'esagerazione sul mio riguardo. Ma come se non lo meritasse. Ecco, ma questo è l'esempio più lampante che lei per questi signori ha mostrato qualche cosa, ha dimostrato proprio l'amore. Mi hanno apprezzato gli amici, è una cosa maestosa, una cosa bella essere considerate da chi ti circonda. Tantissime parole, tutti di elogio, alcuni hanno elogi mi hanno confusi, mi hanno stonato. Ho visto il professore che ha provato a spiegare i suoi quadri, ha messo in evidenza proprio tutti gli aspetti che lei voleva mettere. Una descrizione, eppure il professor Carducci e tutti quanti, Pietri, anche il comandante dell'ospedale militare. C'erano tante autorità che... come rappresentanza che lui non poteva venire a mandare il colonnello medico. Comunque una bellissima giornata. Bellissima. O una giornata particolare. Indimenticabile. Indimenticabile.